Mazza che sudata, mister, eh. Quando... No, è solo per chiedere il giudizio del mister, il giudizio sulla gara. Ma abbiamo fatto un buon inizio, siamo andati subito in vantaggio e poi abbiamo colpito un palo e lì c'è stato un piccolo rilassamento, però credo che ho visto un grande spirito di questa squadra, una grande reazione, specialmente il secondo tempo. Quindi dobbiamo capire che la B non regala niente a nessuno, dove troviamo squadre con elementi di qualità davanti che bastano due palle per buttarle dentro. Quindi questo ci serve di lezione, tra virgolette, quindi va bene così. Ho visto comunque una grande squadra secondo te. Aspetta, se c'era qua, c'era qua. Io non posso andare. Chi? Lia. È sembrato che mancasse un po' di intensità nel primo tempo la squadra, poi l'intensità che nel secondo tempo comunque è venuta fuori. Sì, è mancata un po' di brillantezza più che altro, perché questa settimana abbiamo lavorato un pochino di più, visto che questa settimana non faremo niente, perché visto le partite ravvicinate. Però credo che più che quello, secondo me, perché la squadra l'ho vista ben messa in campo, e alla fine, cioè, 1-0, avevamo anche una buona supremazia. Poi qualcosa è cambiato a livello mentale, e loro con due situazioni ci hanno punito. Però ripeto, ci può stare, perché ci può stare, l'importante è che la squadra ha saputo reagire con personalità e voglia, giusto? Questo è molto importante. Senti, un problema sui questi tagli che arrivano centralmente, come quanto è successo? Abbiamo preso due gol simili, diciamo, no? Quindi errore di lettura, perché la squadra sa che quando è palla libera deve scappare. E oggi forse erano anche un po' sulle gambe, però ci può essere, dai, dopo tre vittorie c'è un pareggio, va benissimo, anche perché il secondo tempo ho visto una squadra ben messa in campo, poi loro si sono aiutati. Diciamo che quando siamo andati in svantaggio c'è stata più la giocata del singolo che la coralità di manovra, quindi questo è venuto a mancare. Invece il secondo tempo abbiamo iniziato a giocare da squadra e alla fine penso che il pareggio sia giusto. Quindi, tornando sugli episodi di due gol, mi è sembrata una squadra, un reparto che ha lavorato diversamente rispetto a quello che avevamo visto sinora, cioè aggressività, anticipo, o almeno una parte forse lavorava diversamente. No, ma quando la difesa che colpita centralmente è difficile saper leggere tutte le situazioni, che purtroppo palla libera non siamo scappati. E questo sembra, poi non c'è stata tanta pressione sul portatore di palla, due sono andati a saltare, insomma qualcosa non ha funzionato, sicuramente rivedremo i filmati stasera stessa e già da domani inizieremo a lavorare su quello che non ha funzionato. Però ripeto, alla vigilia ho detto che era una partita difficile, quindi così è stata. Ma più che altro mentale, c'è stato un calo mentale dopo 1-0 notevole. Ognuno voleva fare qualcosina di più e lì abbiamo perso un pochino il bando della tasca. Non anche un pochino di calo fisico in qualcuno dei tuoi? Ma io ho visto non tanta brillantezza, perché poi alla fine nessuno ha avuto i campi, hanno corso 90 minuti, gli altri stavano a terra, quindi credo che come a livello fisico, no. Normale che era l'unica settimana dove potevamo caricare e l'abbiamo fatto. Adesso sicuramente già le martedì si vedrà una squadra più pimpante, la stessa cosa passerà per sabato. Vinicius è sembrato subito reattivo quando è entrato, insomma si è fatto sentire su quella fascia. Sì, Vinicius è andato col piede giusto, anche se tende molto a centrarsi. Invece quando succede che mettiamo la terza punta è normale che dobbiamo lavorare molto più sui cross che venire dentro. Però abbiamo tempo per migliorare anche Vinicius. Però credo che chi è entrato, ma anche chi c'è in campo dall'inizio, abbia fatto la propria parte, dai. Hai voglia di far giocare Perea? Ho visto che avevi fatto scaldare Perea e che avevi intenzione di mandarlo dentro. Ma Perea l'ho fatto scaldare anche perché se non facciamo gol penso che lo potevo mettere anche dentro alla fine, negli ultimi 10 minuti, anche perché stavamo perdendo, quindi diciamo che era una carta disperata, tra virgolette.
però sono contento di questo punto, sono contento della reazione della squadra, anche perché è la prima volta che andavamo sotto, quindi c'è stata anche una buona reazione. In definitiva, quindi, anche stante le difficoltà di cui abbiamo parlato adesso, prima, no? Si può considerarsi un punto guadagnato questo, secondo me? No, per come si erano messe le cose è un punto guadagnato sicuramente. Perché abbiamo, quando vai a incontrare queste squadre, che purtroppo militano in bassa classifica, hanno un po' di problemi, è normale che l'attenzione un po' viene a mancare. E oggi sì, l'attenzione per 20 minuti è mancata, però c'è stata una grande spirito di squadra, dai, sono contentissimo di questa reazione. Non si può tornare indietro, ma sul turnover è pentito di non aver magari ampliato. No, assolutamente, le scelte le ho fatte con molta serenità e sono contento di quello che ho fatto. Anche perché non è un giocatore, diciamo che gran parte della squadra ha avuto questo blackout, quindi non è una questione di uno o due giocatori. Dobbiamo lavorare su questo, devono capire i ragazzi che è un campionato difficile dove ci sono tante insidie e le partite finiscono solamente al 90esimo perché non ti puoi mai rilassare. Come farai la settimana adesso? Come questi primi giorni? Ma guarda, domani mattina faremo una sgambatura e vedremo un attimino un po' tutti gli acciaccati. E poi c'è l'allenamento di lunedì, poi partiremo e poi c'è la rinvitura di martedì. Poi pensa di dare un giorno libero mercoledì perché sarebbe un po' troppo lungo, però vedremo in corso d'opera il programma. A posto? Arrivederci. Sì.